Allora, benvenuti anche da parte mia, mi fa particolarmente piacere poi dare il saluto e il benvenuto a Gea e Natascia in questo lavoro che si sta facendo di approfondimento delle nostre radici. Tra l'altro colgo anche l'occasione per salutare ancora Natascia rispetto al bel momento organizzato a Napoli di cui lei era conduttrice, ed era un momento dedicato ai Davalos, alla famiglia Davalos, unita a tutti i loro possedimenti, compreso quello di Procida. E poi chiaramente grazie a Gea Finelli per aver dato questo contributo importante. Ne sentiamo ancora di più l'esigenza in questo momento in cui Procida è aperta al mondo e noi abbiamo proprio bisogno di approfondire le nostre radici. La Procida del Novecento, quella che ha incontrato Elsa Morante, sicuramente è una Procida che dobbiamo avere nel cuore e nella mente sempre forte. Quindi leggerò con attenzione questo libro e, come dire, la ringrazio ancora a nome dell'amministrazione e della comunità. Grazie mille. Grazie Sindaco. E adesso partiamo col book trailer del libro. Semplicemente si riconobbero all'istante. Ci fu tra loro una magica e difficilmente replicabile fusione alchemica. Come nelle migliori storie d'amore, un sentimento sconosciuto, insperato, inaspettato, colse l'isola e la scrittrice in un istante che divenne eterno e le legò per sempre. Nella visione di quello scoglio sdraiato come un polipo nelle acque limpide del golfo di Napoli, riscoprì il fulgore della prima tenerezza, dell'innocenza perduta,
del sapore, della sorpresa che solo i bambini sanno provare, e conobbe la più alta delle felicità umane. Nessun attimo successivo poté eguagliare quell'istante di incredulità infantile. E infatti accade che in nessun altro luogo, in nessun altro momento, Elsa avvertì quella felicità primitiva, quella libertà selvaggia, quella sensazione di conforto, di complicità, di protezione che provò a Procida. Un luogo dai confini evanescenti, immerso in una dimensione quasi onirica, in una nube di gioia, dove poté ritrovare il suo sguardo incantato sull'esistenza e sul mondo, dove i turbamenti della vita vennero attutiti, allontanati dal bagliore luminoso di quel microcosmo di passioni umane, perduto nell'infinità del mare. Quella che tu credevi un piccolo punto della terra fu tutto, e non sarà mai rubato quest'unico tesoro ai tuoi gelosi occhi dormienti. Il tuo primo amore non sarà mai violato. Virginia si è rinchiusa nella notte come una zingarella nel suo scialle nero, stella sospesa nel cielo boreale, eterna, non la tocca nessuna insidia. Giovinetti amici più belli d'Alessandro e Euriano, per sempre belli, difendono il sonno del mio ragazzo. L'insegna paurosa non varcherà mai la soglia di quest'isola celeste, e tu non saprai la legge che io, come tanti, imparo, e a me ha spezzato il cuore. Fuori del limbo non v'è deriso. Grazie, bello, anche di nuovo di ascoltarti più tardi. Adesso fantastico duo, Gea e Natascia, mi sa che tocca a voi. Grazie, grazie Michele, grazie Lello Giolivo, abbiamo veramente il privilegio di avere una delle voci più importanti, calde, rappresentative della storia del teatro napoletano, veramente così, una piccola icona, no? Del nostro teatro. E Gea che ci ha fatto questo regalo, questo libro, che è un libro, di che cosa parliamo? Che cosa stiamo parlando? La prima sensazione è che un libro che aspettava di essere scritto. Da qualche parte c'erano gli elementi che un'intelligenza doveva sintetizzare, cogliere, riraccontare e reinterpretare. Quindi era un libro necessario dall'86, da quando Zamorante decise di donarsi completamente in cenere, in anima, avendolo fatto con le pagine all'isola. E tutti ci siamo chiesti e abbiamo favoleggiato, qualcuno ha indagato, qualcuno ha scritto bene, male, i mille rivoli, ma serviva un letto di un fiume in cui questi affluenti confluissero e trovassero la narrazione. E Gea questo fa. Come lo fa? Lo fa in una maniera abbastanza ibridata, con grande fatica, passione, slancio, e questo è il presupposto di chi si accinge alla materia letteraria e di chi insegue una traccia, no? Come un'ossessione. E lo fa, dicevo, in una maniera ibridata che è molto interessante. Si fa critico letterario, perché possiamo dire che un saggio critico ha un apparato di note, ha una ricerca d'archivio, ha una bibliografia alle spalle importante, esaustiva, e quindi si fa critico letterario. Ma si fa narratore, perché come sottolinea Maurizio De Giovanni qui nella quarta, Maurizio dice due donne, un'isola. Quindi non scompare come il critico letterario fa, lo strumento scientifico, ma si presenta, cioè con
volontà passionale, dialoga, si pone in dialogo. E quindi anche questa è una forma, diciamo, che spariglia, perché ci mette in un alveo che non è quello del saggio critico. Poi dà una mappatura, la topografia di Elsa Morante a Procida, i luoghi, la insegue e quindi fa una ricerca che è documentaristica, e quindi questo è anche un libro traccia di un ipotetico documentario. Ancora di più si fa giornalista, qual è, perché è una bravissima collega, e quindi raccoglie testimonianze, intervista Maria Capodanno, che abbiamo appena salutato, prima fila, tra le voci, le testimonianze. Quindi ibrida metodi. E quindi ci troviamo di fronte a questo. Non sceglie una di queste tracce, le mette insieme. E questa è la novità, diciamo, di questo mare nel quale ci immergiamo. E ci restituisce le storie di Elsa, la biografia, l'epifania reciproca, no? Di Elsa a Procida e Procida per Elsa, con uno strumento, diciamo, con una domanda finale che fa anche un po' la storia della ricezione dell'isola di Arturo, e inizia quindi una storia della ricezione. La domanda finale sappiamo che cosa ha fatto l'isola d'Arturo per Procida, quale strategia dell'immaginario ha tracciato, non restituendola a una narrazione letteraria. Ma che cosa, dice, si chiede Egea, ha fatto Procida per Elsa? Cioè cambia la prospettiva, no? Cambia la prospettiva, quel che ha dato e continua a darci. E ringraziamo anche Michele Assante del Leccese per questa idea del Morante D, che è una strategia. Un applauso, direi. Io direi un applauso. No, il Morante D è un espediente, è una bella idea, è un espediente per ritrovarci e farci queste domande che ognuno solitario magari si fa, no? Leggendo. E coagularle in un pomeriggio. E tra l'altro un omaggio alla Morante dal tassista che mi ha accompagnato qua, per dire che cos'è poi nella traccia del vissuto. Signora, ma che fate al comune? No, oggi è il Morante D, presentiamo un bel libro di Gia Finelli. Io me la ricordo la Morante, troppo brava persona. Cioè, lo penso che sia. Cioè, l'attribuirsi, no, la conoscenza, me la ricordo la signora Elsa, troppo una brava persona. Quindi il Morante D è questo, no? È una vulgata popolare anche, no? Un'appartenenza è veramente di tutti. Detto questo, vedo Pasquale Lubrano Lavandera in prima fila, che è giornalista, scrittore ed è lettore, uno dei lettore privilegiato dal suo osservatorio di questo testo. Quindi, al di là di questa mia piccola introduzione a lui, che passo la parola per appunto introdurre il testo, e poi a te tocca dopo, chiaramente. C'è sempre difficoltà a dare un giudizio su un libro, per cui generalmente si dice un bel libro, interessante, attuale, sorprendente, scritto bene, con una buona analisi, una buona ricerca, ma quasi mai si afferma che un libro può nascere e maturare per necessità d'amore. Perché solo leggendolo posteriori noi possiamo intravedere quel misterioso rapporto, quel legame forte tra chi ha scritto il libro e il personaggio protagonista. Il libro di Gea Finelli su Elsa Morante, che l'editrice Nutrimenti ha pubblicato
con il titolo Nel mare di Elsa, è sicuramente un bel libro, interessante, attuale, acuto, nuovo e per certi versi sorprendente. Ma tutte queste giuste qualificazioni non sarebbero sufficienti a definirlo compiutamente se non aggiungiamo che questo libro nasce proprio per necessità d'amore. Amore per Elsa Morante, per la sua vita splendente e tormentata. Amore per le sue opere, che lei ha letto con attenzione e che hanno lasciato un segno forte nella letteratura, possiamo dire, di tutto il mondo, tradotta in tutte le nazioni. Ma c'è anche un terzo amore, amore per l'isola di Procida. Diremo allora che è un libro appassionato, dove ogni capitolo esercita una particolare attrazione sul lettore, che sente in maniera quasi fisica il rapporto profondo che Gea ha stretto con questa grande scrittrice e con la sua. E devo dire che in questa alchimia misteriosa e audace che ha permesso a Gea di entrare così profondamente nell'animo della Morante, l'autrice ha corso sicuramente un gran rischio. Quel rischio che ogni scrittore ama correre di fronte a sentimenti positivi molto forti. Il rischio di trascendere il proprio vissuto e in una traslazione di stanze virtuali incontrare realmente la Morante come personaggio vivo. Con quale risultato? Con il risultato di trovarci di fronte a un libro in cui in certe pagine sembra quasi che la penna di Gea sia passata nelle mani della Morante e il pensiero, la sofferenza e la gioia di Elsa siano al tempo stesso diventati il pensiero, la sofferenza e la gioia di Gea. In tali casi si parla di miracolo dell'ispirazione, o meglio di quella particolare esperienza che solo qualche volta gli scrittori sperimentano nella vita, denominata come vortice ispirativo o furor poetico, come la definiva Mario Bonino. Un'esperienza audace, temeraria, che rende quasi tattile e veritiera la vicenda, a tal punto che il libro si allontana dalla speculazione intellettuale solitamente usata nella critica letteraria per divenire, come diceva prima Natascia, racconto, e ci permette di avvertire la presenza viva della Morante con i suoi sentimenti dolci e amari, mai arresa, mai sconfitta, anche nei momenti più tragici. In genere si parla di immortalità di una scultura, di una pittura, di versi poetici. Raramente si attribuisce immortalità a scritti o saggi biografici. È un vertice difficilmente raggiungibile, ma qualche volta sfiorato. Penso che per l'intensa passione con la quale Gea ha scritto questo libro si sfiora questo vertice. Per un'opera prima, segno di un talento notevole che sicuramente ci darà nel futuro opere pregevoli e noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Elsa ci viene incontro da queste pagine nella sua bellezza scultoria, nella sua forza indomita, nella sua chiara veggenza, nel suo fulgore, nelle sue tremende trafitture interiori e dove tramonto e alba sono paradossalmente ravvicinati
perché la notte tenebrosa fosse sconfitta per sempre. Gea intravede negli scritti della Morante, in particolare nell'isola di Arturo, analizzata acutamente in tutte le sue parti, questa sua grande dimensione interiore, e non ha avuto timore di partecipare a noi, perché ormai il personaggio Morante è divenuto parte della sua vita e le rivela i segreti del suo animo e i suoi sentimenti. E quando uno scrittore opera in questo svelamento dell'anima della persona di cui parla, le sue pagine rappresentano un dono prezioso per il lettore. Infatti esse ci permettono di conoscere ciò che nessuno aveva osato svelare per essa e per i luoghi vissuti amati. Che cosa è stata realmente l'isola nella vita della Morante? E qui la grande novità di questo libro, novità assoluta, che lo rende unico nella vasta produzione della critica morantiana. Moltissimi sono i testi che hanno parlato sulla Morante dopo la sua morte, ma man mano che cresceva la sua fama, traduzioni in tutti i paesi del mondo, una forte risonanza nel 68 delle sue parole di pace e di aspirazione alla fraternità universale contenute nel famoso libro Il mondo salvato dai ragazzini. Ne ricordo solo un verso: la vostra guerra non è la nostra, noi siamo per l'allegria e la grazia, noi siamo per la felicità. Parole che non sono ancora riuscite a estirpare il seme della violenza dal cuore degli uomini, ma che restano un monito e una speranza. Ma ci domandiamo dove l'animo della Morante ha vibrato fortemente per la pace e la fraternità, dove ha superato il dramma acuto, straziante della sua adolescenza, quando ha saputo che suo padre, che amava molto, non era il padre biologico. Dove ha sconfitto i demoni che da quel momento cominciarono a torturarla? Leggendo il libro della Finelli, noi possiamo dire, senz'altro con lei, che questo luogo è Procida. Molti sono stati i libri, si è indagato negli amori, nei litigi, si è indagato sulle sue opere, ma il rapporto vitale e benefico tra Procida e la Morante è sempre stato assente. Procida viene considerata da molti una location, una semplice scenografia scelta per ambientare una storia, ma Gea intuisce che c'è qualcosa che va ancora svelato. E allora si domanda con insistenza: dov'è questo posto per la Morante? E questa domanda fermenta l'animo di Gea e da quel momento si pone in cammino. Intervista, incontra intellettuali, critici, lettori, e si rende conto che molti critici, anche autorevoli, furono depistati dalle parole dell'ex marito di Morante, che nella sua superba grandezza non riuscì a cogliere l'amore che Elsa nutriva per Procida e andava affermando che il libro lo aveva scritto a Roma, quasi che Procida era stato solo un incidente iniziale di una conoscenza. Già allora intensifica la sua ricerca e cerca frammenti che possono avvalorare quello che lei ha intuito. Ecco allora accendersi nella sua anima una luce, ed è questa luce che la proietta fortemente, che proietta nelle pagine del libro, svelandoci finalmente quello che lei ha colto. Ecco un piccolo brano, sono le sue parole. In pochi si sono soffermati sulla magia alchemica che si venne a creare fra un territorio e un'anima.
legati da un sottilissimo filo magico, da una tela iridescente che ha saputo intessere un ricamo prezioso e forse irripetibile tra una donna e uno scopo. Procida era per lei volti, immagini, colori, sapori, erano emozioni forti, lacrime al tramonto, risate sfrenate, brezza mattutina, fuoco del camino, vento della sera. E a Procida ha disegnato un mondo a sua misura, ha scacciato le ombre e le inquietudini che la tormentavano, dipingendo di sopra i colori viaggianti dell'isola, fin qui Gea. Sì, per Elsa, come afferma Gea in queste parole, Procida fu il luogo della sua stessa anima, il territorio ideale dove lei ritrovò finalmente se stessa. Infatti anche negli ultimi anni desiderò tornarci e vi tornò sempre. Lo ricordano gli abitanti della marina che è Oletta, questa donna anziana con un giovane accanto a lei che ficcavano la barca e si mostravano nel mare e lì passavano le ore, quando non abitava più a Eldorado ma alla Riviera. L'isola di Procida, scrive la Finelli, con il suo silenzio e la sua solitudine, con il suo magnetismo e la sua impronta primitiva, ancestrale, donò ad Elsa suggestioni e visioni tali da far risplendere l'arte e la capacità della Moranda in tutte le sue opere, e qui anche un'affermazione molto nuova, tanto da sentirla come la sua vera patria, e di conseguenza lei si sentì cittadina dell'isola. Nel suo mare vuole depositare, come abbiamo sentito prima, le sue cittadine. Infine la conferma forte di tre grandi voci della letteratura italiana: Isabella Bossi Pedinotti, in un articolo per il Corriere della Sera, dice: Elsa parterà per sempre alla sua isola, l'isola dei passaggi aspri, dei suoi grandi edifici, dei vicoli ombrosi, degli strapiombi, dei silenzi, delle lunghe estate, delle spiagge di sabbia calda, della sua bizzarra diversità e lontananza. Arturo non fugge da Procida, bensì dal non più sopportabile dolore, e chiude gli occhi per non sentirsi straziato nell'allontanarsi dall'isola. Carlo, uno dei più grandi critici italiani, all'indomani della sua morte, il 26/11/86, titola il suo articolo L'isola come patria. Ed è l'unico che afferma l'importanza dell'isola di Procida nella vita della scrittrice, precisando che la fantasia dell'amorante aveva bisogno di un luogo e di un tempo dove inverarsi, dove il vedere e il sentire potessero coniugarsi intimamente, e questo connubio lo trova pienamente realizzato a Procida, che diventa per Elsa patria e salvezza. E infine Anna Maria Ortese, l'unica voce che parla della genialità di Elsa. Lei dice: il genio più alto di tutti i tempi italiani della donna. E lei riceve il premio Procida, Isola di Arturo e San Grande, non viene sull'isola, manda un messaggio forte, urgente, pieno di amore grande per Elsa Morante. Nelle ultime parole lei consegna, l'unica che fa questo, questa consegna, consegna ai procidani Elsa come una propria figlia. E rivolgendosi direttamente nel messaggio a Elsa Morante, dice queste parole: resta con noi stasera, fai festa alla tua fanciullezza e alla tua gioventù spaventata, sei in patria. Mi ritorna, sei in patria. Ti
tristezza e paura non ci sono più. Molti amici, anche questo male, ora ti difendono per sempre e ti vegliano e ti amano. Le voci importanti che Gea ci lascia, ci fa conoscere, e allora io chiudo dicendo questo. Non basterà allora un premio per onorare la morante. Occorrerà qui nell'isola recuperare quello che ha amato la morante, questa impronta primitiva dell'isola che l'ha resa magica e bellissima. E abbiamo tutti noi, procidani e non procidani, chiamiamo l'isola il diritto dovere di difenderla da tutte le speculazioni turistiche, economiche e finanche le speculazioni culturali, perché anche quelle ci saranno, per consegnarla pura e incontaminata alle generazioni future. Io sento veramente una grande gratitudine per avere questo libro e ringrazio soprattutto anche voi che siete qui intervenuti stasera per far festa alla Morante, ma per far festa anche a Gea, che ha osato dove altri non hanno voluto o saputo usare. Grazie Gea per questo tuo libro. Figlia di elezioni di questa terra, hai colto l'essenza intima e profonda di Procida e il rapporto simbiotico tra Elsa e Procida. Ci doni un libro in cui inizia un processo culturale nuovo e vero per Elsa Morante. Tu hai sofferto ed amato con tutti noi, e hai cercato reciprocità con tanti di noi. E devi essere cosciente che la vera cultura comincia così, in questi rapporti di reciprocità che entrano profondamente nell'animo delle persone che ti incontri e che ami. Voglio solo sperare che tutti insieme, al di là delle ideologie, al di là dei partiti, al di là dei gruppi, delle associazioni, noi possiamo con te e con Elsa alzare un grido di speranza e di pace per un mondo che ancora oggi è sconfitto dalle violenze e dalla guerra. E voglio sperare che Procida riconosca il tuo grande dono e voglia esserti amica e infinitamente grata. Grazie, grazie. Pasquale ci ha fatto una lezione. Una lezione magistrale. Esatto, una lezione magistrale. Grazie a tutti. Andiamo. È finita. No, tra le altre cose devo dire buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio per essere venuti così numerosi, grazie a Michele che mi ha sostenuto in questi giorni la mia prima presentazione, grazie a Natascia che è una collega formidabile del Corriere del Mezzogiorno, e bellissime le parole che mi hai detto Pasquale, io ti ringrazio perché Pasquale è stato una delle persone che maggiormente, devo dire, mi ha aiutato in questo percorso di ricerca sull'isola, insomma, io mi sono divertita perché questo libro nasce dall'idea in realtà di realizzare un documentario. Un documentario. Poi, ovviamente, insomma, i tempi del cinema, come sai, anche la ricerca di un produttore, insomma, tutto quello che riguarda il mondo del cinema è particolarmente farraginoso e complicato, per cui a un certo punto mi sono fermata dopo aver provato a trovare vari produttori, mi sono fermata e ho detto, dopo aver fatto una ricerca durata circa 10 mesi qui a Procida, e ho pensato di trasformare, nell'attesa che potesse diventare in qualche modo un documentario, di trasformare questo mio lavoro in una un'opera letteraria, insomma, in un saggio. C'è stato anche il tentativo di fare un romanzo su Elsa Morante, come quello di Angela Bubba, non so se conosci, che è uscito recentemente, però romanzare la vita di Elsa Morante onestamente mi sembrava un'operazione davvero, davvero eccessiva e complicata, quindi essendo io una giornalista professionista,
primo istinto che ho avuto è stato quello proprio di fare un'indagine in qualche modo sul territorio, perché mi sembrava paradossale onestamente che in 70 anni nessuno avesse mai proprio fatto un'indagine sul territorio, cioè andando a recuperare tutti i testimoni, sia quelli ancora viventi, io ne ho trovati due, un Antonio Rocco, lo storico gestore del Riviera, no? Dell'hotel Riviera, e l'altra Antonietta Massa, che è una vecchina troppo carina di 90 anni, che insomma, con cui ho avuto anche un po' di difficoltà a parlare, perché insomma, ormai è abbastanza anziana, che mi ha dato, lei è quella che gestiva il Savoia, no? Le prime tre pensioni sull'isola erano il Dorado, il Savoia e il Riviera, e quindi ho cercato di recuperare sia i testimoni appunto viventi, che erano questi due, sia tutte le persone che in qualche modo potevano raccontarmi i soggiorni procitani di Alzamorante, il tempo procitano di Alzamorante. Maria, per esempio, Maria Capodanno mi ha dato un aiuto grandissimo a inquadrare soprattutto il periodo proprio in cui lei era bambina, no? In cui del dopoguerra, degli anni immediatamente successivi alla guerra, in cui Alzamorante arriva a Procida. Ci siamo divertite a parlare perché mi ha raccontato di quando eri bambina, di com'era l'isola in quei tempi. Pasquale mi ha dato una mano enorme prestandomi anche tantissimi libri sull'argomento e facendomi cogliere appunto la centralità che quest'isola ha avuto nella crescita umana e professionale della scrittrice. Un'intervista molto interessante è stata quella che ho fatto a Lalla Attilio, che è la proprietaria di una villa che sorge immediatamente a fianco alla vigna, no? Che era considerata da tutti, cioè l'ipotesi qui della casa dei Guaglioni. L'ipotesi della casa dei Guaglioni di Arturo, cioè tutti ritenevano che fosse la vigna, la location identificata dagli studiosi come la casa dei Guaglioni di Arturo. In realtà, entrando nella villa di Lalla, che è esattamente adiacente all'hotel La Vigna, io sono rimasta proprio, mi sembrava di aver visto esattamente la descrizione che Elsa rilasciava nel romanzo della casa dei Guaglioni, no? Che è questa casa abitata dall'Amalfitano, per chi ha letto L'isola di Arturo, insomma, sa di questa misoginia, di questa casa dove si svolgevano delle feste per soli uomini, e c'era questa sorta di disprezzo verso tutto il mondo femminile, no? E quindi entrando lì ho avuto proprio l'impressione esattamente di rivedere proprio tutta la descrizione fatta da Elsa Morante nel libro, e quindi anche l'intervista a Lalla è stata molto importante. Giacomo Retaggio, che è un altro intellettuale isolano, mi ha dato una grande mano a ricostruire quella che è stata l'accoglienza che i procidani hanno riservato al romanzo L'isola di Arturo. Infatti questo è un aspetto interessante, abbastanza nuovo, cioè della ricezione del romanzo a Procida. Sì. Così come la tua attitudine a inseguire il nascondimento, perché nessuno l'ha fatto, perché il Samorante camminava sotto i muri, perché il Samorante arrivava qui da Folletto, no? evanescente, per cui non arrivava come la grande intellettuale romana. E tu ce lo racconti benissimo, e quindi la cosa, diciamo, questo tuo inseguimento, no? Tampinamento delle sue tracce, ti fai proprio indagatrice di ogni, questa cosa è molto... Anche Gerardo Esposito, che purtroppo stasera non c'è, che è il figlio dello storico gestore della pensione El Dorado, che era il professor Arcangelo. Gerardo mi ha aiutato tantissimo, perché innanzitutto ha ricostruito proprio tutta la location dell'Eldorado, che era una roba strepitosa. Cioè l'Eldorado nasce nel 1904, viene la prima pensione sull'isola, ed era una sorta di agriturismo ante litteram, cioè era un luogo dove era veramente un Eden, un paradiso. Si entrava in questo viale, oggi tutti, penso, i procidani, insomma, almeno lo conoscono, e oggi è un B&B gestito dalla famiglia Mazzella di Bosco, e
allora però era proprio, si entrava in questo lunghissimo viale ricco di ortensie multicolore, di agavi, di fichi d'India, e c'era una voliera bellissima perché lui amava, oltre che coltivare ortaggi all'interno di questa pensione, anche allevare animali, per cui gli ospiti della pensione potevano usufruire, proprio mangiare della cucina locale, proprio degli ortaggi, era autosufficiente come location, proprio di tutto quello che si ritrovava all'interno dell'Eldorado. Elsa e Alberto Moravia, che era appunto il marito, fittavano prendevano queste due camere che erano attigue. Io ho raccolto anche alcuni a piano terra, alcuni aneddoti dei camerieri, degli storici camerieri di questa pensione, che ricordavano che quando praticamente dormivano in camere attigue, appunto, ma separate, quando Elsa lasciava la porta aperta di queste, tra le due stanze, voleva dire che il marito poteva di notte sgattaiolare nella sua stanza, nonostante fossero in una crisi terribile, sentimentale, insomma, un matrimonio travagliato, lo sappiamo. Questa è l'altra identità di Gea, poi Guayer, no? Si pone lì a indagare anche nella camera da letto, per il caso di dire, e lo fa anche in maniera lacerante, entrando nella dinamica, nella triangolazione con Luchino Visconti, che in maniera molto interessante diventa anche una triangolazione nel Golfo di Napoli, perché noi abbiamo sempre saputo Moravia, Morante, Capri, ok, si amano, si sposano, la love story. Poi c'è Procida, c'è l'Eldorado, e però in mezzo, proprio a triangolare, dal punto di vista metaforico ma anche topografico, c'è la Colombaia, Ischia, Luchino Visconti. Era la villa di Luchino Visconti. Quindi c'è questa altra isola e altra, diciamo, amore, no? Che diventa il ponte per Arturo. E come Flaubert diceva di Madame Bovary, c'est moi, è chiaro che Elsa dice Arturo, c'est moi. E questo, diciamo, una delle cose che tu sostieni ampiamente con lettere di... Lei lo dice chiaramente ad Italo Calvino, che era un suo Calvino. Dice Arturo sono io, lo dice proprio il personaggio che è in assoluto più in cui lei si identifica. Il ragazzino. Ma io darei la parola al nostro Lello, perché abbiamo veramente... Ritorniamo al testo. Che parla meglio di noi, e soprattutto lei lo legge meglio di noi. Hai tu un cuore? La leggenda vuole che tu non l'abbia. Al vedermi, che per te mi consumo d'amore, tutti mi dicono: ah, pazza, mangiata dalle streghe, rosa dalle fove, soldato di imprese disperate, marinaio senza veli né reti. Dove t'ha venduto? In quali deserti di sabbia? Dietro morgane o fuochi fatui e larve canzonatrici? Tu vuoi spegnere la tua sete nella solitaria morte? Ah, chi ti gettò questa rete, povero pesciolino? Così dice la gente, ma lasciamo che dica. A chi di te mi sparla, nemica, io mi giurai, per te, mio santo capriccio volto divino, senza armi e senza bussola sono partita, non per riposo nella speranza mai, a difficili amori io nacqui. Questo introduce il primo capitolo del libro, perché è una poesia che lei scrive tratta dalla raccolta Alibi, no? Che è la sua raccolta di poesie, e che racconta di questo amore tormentatissimo con Luchino Visconti, che è un amore che lei vive nel corso del suo matrimonio, attenzione. Cioè, ed è centrale alla stesura dell'Isola dell'Arturo, perché lei comincia nel 1950, il primo taccuino, sì. Ci racconti, è del 1950. Poi ci sono questi due anni di tormento.
tormento. Sì, di tormento sentimentale proprio, devastante, sì. Sì, perché lei incontra nel 1949 Luchino Visconti alla stazione Termini di Roma. L'aveva già precedentemente incontrato in compagnia del marito di Alberto Moravia, ma soltanto di vista. E quando lo vede di ritorno col treno da Milano, lei ha un vero e proprio colpo di fulmine, cioè proprio perde completamente la testa a prima vista per quest'uomo che era affascinantissimo. Lo era chiamato il Conte Rosso, no? Perché era di origine nobiliare, era un milanese ed era anche proprio fisicamente un bellissimo uomo, oltre che un regista acclamato, affermato dalla critica. E Jean Esquifano, che era il traduttore, insomma, di Alberto Moravia, racconta nell'intervista, nell'ultima intervista che lui fece ad Elsa Moratto quando ormai era ricoverata nella clinica Margherita di Roma, racconta a Jean Esquifano questo incontro in cui lui le diede un passaggio a casa, fece una deviazione praticamente sulla salaria ed ebbe un approccio proprio estremamente violento nei confronti di Elsa, insomma, un approccio particolarmente brutale. E da lì comincia questa storia d'amore con una persona che notoriamente era omosessuale, cioè questo suo innamorarsi continuo per gli omosessuali, no? È un'altra cosa stramba di Elsa. Cioè, oltre che Luchino Visconti, Bill Morro, poi oltre che gli amori, anche tutti gli amici, lei sceglieva proprio volutamente amici omosessuali, quindi Pasolini, Dario Bellezza, sì. E quindi dicevo, comincia questo amore, insomma, che si sviluppa in una modalità abbastanza. C'è uno schiavo e un padrone, cioè lui la tratta. Tu lo dici, sì, bene. Cioè, proprio... Infatti, l'altra modalità che ti riconosco, diciamo, la tratta malissimo, la insulta, la prende a schiaffi. C'è un passo difficile. Sì, vittima. E più lei si attacca a Luchino Visconti, più il suo amore diventa morboso, ossessivo, più lui ovviamente la respinge. Insomma, è un gioco veramente complicato, quasi di violenza psicologica, per cui lei, come dicevi, si interrompe nella scrittura, comincia l'Isola di Arturo nel 50, poi per questa tremenda crisi sentimentale decide di interrompere la scrittura, va in un luogo bellissimo che è Sils Maria, che è una località stupenda dell'Engadina in Svizzera. E poi a un certo punto nel diario di Sils Maria lei dice: ora basta stare in questo luogo così, ho bisogno di cose materiali, di luoghi lerci, puzzolenti, voglio tornare a Napoli, nelle isole, e decide di tornare a Procida. In un trafiletto dell'Unità nel 1952 uscirà la notizia che finalmente Elsa ha ripreso la sua scrittura nel 52, terminerà nel 57 con la vittoria, sì, quindi sì. Lei per ogni romanzo che scriveva ci metteva 6-7 anni. La cosa che appunto rende questo libro unico rispetto ai saggi che conosciamo è anche questa tua attitudine interpretativa, psicologizzante, rispetto alle relazioni. Tu chiami in campo le teorie psicologiche, nel senso che le applichi a queste dinamiche, e in qualche modo è come se maieuticamente ti facessi coraggio, no? Nell'affrontare questa materia così incandescente per il lettore, per te, per tutti, e offri un ulteriore attraversamento, no? Perché poi lo sappiamo, la scrittura è una forma sublimazione. Diceva Giancarlo Mazzacurati, la vita e la ferita, la letteratura e la cicatrice, no? E allora ogni libro è una cicatrice. E le cicatrici sono la via della salvezza, così come Elsa con l'Isola d'Arturo decide di guarire praticamente. E in maniera così articolata, attingendo a lettere, e tu una sera leggendo ti ho pensato: l'Isola di Arturo e la vendetta
di Elsa Morante. La rivincita sulla vita. Ma abbiamo pensato proprio alla vendetta nei confronti di Luchino Visconti. Perché? Perché da quando? Perché poi il Geraci, il grande padre, il mito del padre, il mito intoccabile, sì, Visconti, è in realtà, sì, in realtà, e anche l'adulazione, no? L'adulazione di Arturo verso questo padre, che viene proprio idolatrato, viene visto come una divinità, è la stessa che, cioè, che lei prova per Luchino Visconti. E c'è il giorno della fine degli dèi, cioè il giorno della fine degli dèi, tu grande plasticità lo fai vedere, c'è il giorno della morte degli dèi, il giorno dello svelamento. E perché dicevo questo? Sempre il materiale geografico è molto interessante, perché lui non, per due anni non ha risposto alle sue telefonate, ai suoi messaggi, ai messaggi non c'era, alle sue lettere, ai suoi biglietti, alle sale d'attesa. Lei si fermava con il nome dei suoi gatti, lei si fermava addirittura pur di raggiungerlo. Il suo gatto, sì. E l'unica volta che riesce ad ottenere due righe da Alberto Morata, da Luchino Visconti, dopo questa lacerante pagina della loro storia, e dopo la vittoria dello Strega. Lui le fa i complimenti finalmente. Esatto, le fa i complimenti, le scrive, vuole quasi riappropriarsi. Sì, no? Ma perché in realtà Luchino Visconti, che era contornato da donne bellissime, no? Claudia Cardinale, Greta Garbo, attrici stupende, certo, mostrava un afflato nei confronti di Elsa Morante, ma non era innamorato assolutamente della fisicità o della bellezza di Elsa Morante, era innamorato dell'intellettuale, no? Dell'autrice di Menzogne e Sortileggio, dell'autrice dell'Isola di Arturo, dalla donna che le ispirava addirittura i titoli dei suoi film, no? Bellissima. Quindi, e forse credo fosse Zeffirelli che le dice: Elsa non è Luchino non è innamorato di Elsa, ma di Menzogne e Sortileggio, no? Che è il suo primo romanzo con cui appunto vince il premio Viareggio nel 1949. Lei lo giudico, è pronto? Le isole del nostro arcipelago laggiù sul mare napoletano sono tutte belle. Le loro terre sono per gran parte di origine vulcanica, e specialmente in vicinanza degli antichi crateri vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui non rivedi mai più i simili sul continente. In primavera le colline si coprono di ginestre, riconosci il loro odore selvatico e carezzevole appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno. Su per le colline, verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie chiuse tra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali. A varie spiagge dalla sabbia chiara e delicata e altre rive più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie, e nascoste tra grandi scogliere. Fra quelle rocce torreggianti fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di cui, specialmente al mattino presto, sonano le voci, ora lamentose, ora allegre. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come rugiada. Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano, né un delfino, mi accontenterei di essere uno scolfo, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù a scherzare in quell'acqua. Questo è il passo icona da cui lo scorpano del premio Elsa Morante, anche di questa bellissima locandina che ha realizzato Michele Assante del Leccese. Dei luoghi, abbiamo detto prima, il mare che tu racconti è anche un mare di limoni, è un mare di fiori, è tutto questo. Sì, ma perché questa cosa dei luoghi l'ho voluta fare anche per un eventuale visitatore, no? Che voleva venire a Procida e fare una sorta di tour letterario, quindi andare su
sui passi di Elsa, riscoprire proprio quali erano i luoghi, visitare Procida attraverso i luoghi principali del romanzo. Io ho trovato molto interessante lo spostamento, Vira, no? La presenza di Elsa, che sappiamo è la spiaggia della Chiaia tradizionalmente, dove adesso il Belvedere, il Samorante, eccetera. Vira negli anni 70, e questo è evidente, alla Chiaiolella. Cioè, nel la Chiaiolella è l'ultimo soggiorno di Elsa, sì. L'Hotel Riviera. E io ho recuperato nei registri dell'Hotel Riviera questa data, 1975, in cui lei praticamente arriva, torna a Procida per l'ultima volta e torna in compagnia di questo sì, spazzino napoletano, di altro omosessuale, indigente, Tonino Ricchezza. E i pescatori della Chiaiolella ancora la ricordano, che lei si allontanava con questa barca al largo con questo ragazzo che lei aveva adottato praticamente come una sorta di figlio, no? Di figlio, perché lei avrebbe voluto avere un figlio, ma non è mai riuscita, anche per queste sue difficoltà sentimentali. E quindi l'ultima data certa, appunto, del suo ritorno a Procida, 1975. E questo io l'ho trovato veramente interessante, perché noi siamo portati a iconizzare la Chiaia, no? Il Belvedere. Addirittura l'intervista che fai a Carlo Cecchi, in cui Cecchi racconta, no? Questo suo delle scene, consegna, no? Sì. Il desiderio. Io, forse per mia distopia, ma avevo collocato lo spargimento delle ceneri alla Chiaia. Pure io. Invece no, Carlo Cecchi, sì. Lui dice, me l'ha proprio confermato, sì, dice, ormai al largo con degli amici e fittammo questa barca e decidemmo di spargere queste cene, però era una cosa illegale, sì, certo, si poteva lo Stato italiano illegale, non si poteva fare, infatti lui aveva, non sapeva, di attenta a raccontarlo nel libro, perché non è una cosa... Sì. Però lei decide appunto di consegnarsi al mare dell'isola, insomma, attraverso questo spargimento di ceneri. Questo significa che lei in qualche modo voleva tornare, no, a Procida, perché tutti vogliono in qualche modo morire nel luogo che hanno maggiormente amato. Sì. Bello Giulio. Puntella le nostre chiacchiere con le parole belle. Ciò che era vicino e quotidiano non le bastava affatto. Aveva bisogno del lontano, di ciò che aveva sapore di meraviglia e di stranezza abbagliante. Poiché non aveva allora la possibilità di viaggiare, si saziava sfogliando le pagine degli Atlanti, leggendo i libri di esplorazioni geografiche o di avventure. Ogni cultura lontana aveva per lei la sua magica iridescente attrattiva, quella araba, l'indiana, la persiana, la caraibica, la cinese, la scandinava. Ognuna di esse era per lei un modo attraente, una fonte, un serbatoio di favole che un giorno le avrebbero fornito immagini, metafore e paragoni. L'estero per lei significava dorati splendori, come uno scrigno che contenesse ogni cosa più bella. Era attratta da tutto ciò che era misterioso, mitico, strategico, superstizioso, che apparteneva al mondo della fantasia e dei sogni, piuttosto che a quello della realtà. Aveva una spiccata tendenza all'evasione fantastica. Grazie. Questo è un passo di Ed e Carlos Gorlon, che sono altri due critici, che dicono, che proprio sottolineano questa cosa stupenda, cioè che lei proprio era calata in un universo altro rispetto a quello della realtà. Cioè lei era tutta, come dice Cesare Garboli, che è un grandissimo critico letterario, lei era tutta nell'immaginario. Tant'è vero che l'aggettivo più presente nelle pagine dell'Isola di Arturo è favoloso, proprio perché lei attingeva costantemente dal mondo della letteratura infantile, dalle fiabe, aveva bisogno di un altrove per sfuggire dal cinismo della realtà, dalla materialità, dalla
dalla spietatezza in qualche modo, no? della crudezza del reale, e quindi cercava sempre nel mondo delle fiabe, tanto è vero che quando era piccola le prime cose che lei scrisse tra i 13 e i 15 anni erano proprio delle fiabe per bambini. Lei scriveva sul Corriere dei Piccoli, e questo proprio a significare l'importanza della fantasia. La fantasia come salvataggio, come scialuppa, sì. No? Sì. Come scialuppa per se stessi, per un'epoca, per il suo tempo. Ed è bello quello che tu dici appunto del luogo, e mi dispiace che Elisabetta Montaldo è andata via, ma che saluto in contumacia, come si dice, la saluto in contumacia, perché eravamo insieme alla sua presentazione di Calypso, che è appunto di questo altrove, luogo, isola come altrove, che tu definisci molto felicemente un topos, sì. Quindi non luogo, no. Ma anche eutopos, cioè sì. Il luogo felice, sì, cioè che non c'è. La possibilità, no? La possibilità che questa alterità si inveri e rappresenti proprio la salvezza. E lei approccia, lei si ma lei proprio per lei questo, si è pensato, sì. Per questo non sappiamo chi e dove fosse, perché lei aveva necessità di dimenticare se stessa, e quindi si diventava trasparente, no? Io è così che la immagino trasparente, mi dico così. Abbiamo ancora una lettura finale, credo, è vero Lello? Sì, prima della considerazione con l'ultima di Gea, no? Sì, 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 l'addio di Arturo, sì, all'isola, sì, di Procida, l'ultimo capitolo, il quarto capitolo, sì, l'ultimo capitolo che chiude il libro. La grazia primaverili dell'isola, le grazie primaverili dell'isola, che gli altri anni mi piacevano tanto, mi ispiravano quasi una rabbiosa ironia. Mentre mi arrampicavo e discendevo per quelle rocce e quei prati con le mie lunghe gambe, simili a un camoscio o a un lupo, in una turbolenza continua che non trovava sfogo. In qualche momento l'allegrezza trionfale della natura mi vinceva, trascinandomi a esaltazioni straordinarie. I fiori fantastici dei vulcani che invadevano ogni pezzo di terreno incolto sembravano spiegarmi per la prima volta certi motivi deliziosi della loro forma e dei loro colori, invitandomi a una festa gioiosa, cangiante. Ma subito mi prendeva la solita collera sconsolata, resa più acre dalla vergogna di quel mio vano trasporto. Non ero una capra o una pecorella per saziarmi d'erbe e di fiori, e per vendicarmi devastavo il prato strappando i fiori, pestandoli ferocemente sotto i piedi. Ed un tratto, un rimpianto sconsolato, mi si appesantì sul cuore, al pensiero del mattino che si sarebbe levato sull'isola, uguale agli altri giorni, le botteghe che si aprivano, le capre che uscivano dai capanni, la matrigna e il carminiello che scendevano dalla cucina. Sentii, non mi va di vedere Procida mentre si allontana, e si confonde, diventa come una cosa grigia. Preferisco fingere che non sia esistita, perciò, fino al momento che non se ne vede più niente, sarà meglio che io non guardi là. Tu avvisami a quel momento. Dell'isola di Arturo, il tempo dell'addio, no? È l'ultimo fotogramma, addirittura. L'ultimo fotogramma, sì. E Arturo decide di partire, di lasciare questo Eden incantato, perché innanzitutto non lo è più incantato, intanto. No, innanzitutto Nunziatina noi sappiamo che lui si innamorò di Nunziatina, no? Che era la moglie del padre. E tentò anche di, insomma, scappò questo bacio, ma ovviamente lei non ricambiò, insomma, per niente, per cui lui in qualche modo si sente totalmente tradito, no? Sia da questa da Nunziatina, sia dal padre, che si scopre essere un povero omosessuale, che lui
immaginava partisse per chissà quali mete, quali avventure fantastiche, in realtà invece andava soltanto alla ricerca di uomini. Quindi lui scopre questa realtà brutale, cruda, insomma, una storia molto, molto triste, e decide di abbandonare l'isola per andare a fare la guerra, no? Si arruola volontario. E quindi su questo mi permetto, no, di dialogare con te. Non il povero omosessuale come sé, no? È il crollo degli dèi, sì, è la caduta del dio, del dio paterno, sì. Ma al di là del giudizio, perché Elsa non giudica. La grande mano della scrittrice, la grande afflato identificativo della scrittrice, lei non giudica, lei compatisce, lei prova compassione, compatio, sì, in questo continuo scambio. Quindi non è il poraccio che invece questa cosa qui, diciamo, la caduta del mito paterno, esatto, in qualche modo questo, la caduta è, del mito, e quindi perché l'afflato dell'onorante no assolutamente è no. Completamente, sì, è questo. E che cosa dici tu, e che cosa alla fine rappresenta, e poi ti lascio la chiusura, sì, l'addio, no, di Arturo cioè, lei ci ha provato con l'isola Procida ha provato a salvare Elsa. Fuori del limbo non ve l'iso, no? Cioè lei esce definitivamente da questo mondo della fanciullezza, c'è questo passaggio all'età adulta che è considerato pesantissimo per lei, no? Il passaggio dall'infanzia all'età adulta. L'età, sì, adulta che non è maturità per Elsa, perché è impossibile, ma diventa la proiezione verso la morte, lo dicono i suoi amici, lo dice lei stessa, lo racconta. Sì. È una quasi un'eutanasia, no? Gli ultimi 10 anni che le fa, lo dice anche in alcuni passi, si autoricovera, inizia a star male, inizia quasi a questo esorcismo della propria fine, che ha già consegnato letterariamente attraverso. Quindi si esce in qualche modo dal grembo materno che è protettivo dell'isola di Procida e si va verso il mondo, tant'è vero che il romanzo successivo che lei scriverà è la storia che è tutto mondo, no? Cioè che è tutto incentrato, è finita la luminosità, la magia, gli aspetti epici, mitologici, si entra proprio nella concretezza della guerra ed è il grande Roma. E quindi, anzi, ricordiamo che uscirà un bellissimo adattamento della storia firmato dalla regia di Francesca Archibugi, sì, agli inizi del 2023, quindi avremo modo di vedere in televisione anche quest'altro stupendo romanzo di Elsa Morante della storia, che lo vedremo per la prima volta in televisione, insomma. Io sono curiosa, assolutamente, è una cosa che ci riporterà a lei. E questo per dire che, insomma, lei ci ha provato, Procida ci ha provato a salvarla, lei ha provato a salvarsi con Procida, e tutto è riconsegnato nell'isola d'Arturo. Grazie Gera. Grazie a te, Natascia, grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie a Andrea. Grazie a te veramente. Soltanto chiedere se c'è qualche domanda da parte del pubblico all'autrice. Pubblico timido. Più timido dell'autrice. Buonasera. Innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa Cea Finelli, che non conosco da oggi, e mi rammarico per non averla conosciuta prima, perché potevo benissimo fare una testimonianza sulla conoscenza di Elsa Morante. Elsa Morante l'ha conosciuta di persona in una località di Procida. In una località di Procida che lei definisce Eutopos, non un luogo qualsiasi. Se voi vi dico il luogo, voi rimarrete sorpresi. Ma in che anni la conosco? 1962, nel mese di gennaio. Ah. L'anno in cui girarono il film L'isola di Arturo con Damiano D'Amiano. Sì. Io ho conosciuto la Elsa Morante che saliva questa
salita di una località di Croce che si trova verso sul Chiaro, e c'era il segretario di produzione di Damiano Damiani che andava alla ricerca di un asino. Nella zona sta un solo asino. Il segretario di produzione non era tanto d'accordo per pigliarlo perché aveva una malattia alle gambe, tutto impiegato. Allora dicevano che quest'asino se lo scappiamo tra di loro, i contadini, dicevano: ma come mai gli asini di questa zona sono tutti impiegati? Lo diceva il giovanesco. E la verità era che l'asino era sempre quello, però si dovette adattare. Il contadino dice: non ti preoccupare, io mi taglio due pantaloni e ce ne mettiamo sulle piante, non si preoccupa. Elsa Morande saliva per controllare un po' le scene. Chi era Arturo saliva dal ponticello, Natascia, niente di meno, saliva per le piragne e da un balcone lì sopra c'era Nunziata che diceva: Arturo, quando sei bello, quando sei cresciuto? E lui saliva tutto nervoso, addirittura si pigliava uno scoglio, una pietra, e si batteva sulle mani. E io vedevo questa Elsa Morandi che saliva con un libro sotto le mani assieme al segretario di produzione. L'asino. Anche se a lei non piacque proprio, io ringrazio. Grazie Martino, davvero. Questo è il momento di sapere l'inizio di potere di Simone. Lo scoop del 42, grazie. C'è qualche altra domanda? Vogliamo fare l'ultima lettura, Lello? Allora vi lasciamo con quest'ultima lettura che è un po' autobiografica, diciamo, che chiude il libro. Così avete meglio un'idea del perché ho scritto questo libro, l'avrete chiaro dopo questa lettura. E adesso, dopo 10 mesi di fatica e immersione totale nel mondo di Elsa, mi sento come svuotata, come se il peso che da troppo tempo porto sulle spalle mi fosse scivolato di dosso e caduto in un mare luccicante di cristalli che affiorano dall'acqua. Proprio ora mi chiedo perché, mi domando come mai, e nel mio cuore, come per incantesimo, compare la risposta che è la stessa di Elsa. E così rispondo, mi rispondo, in una corrispondenza di anime che si parlano da due dimensioni così lontane, ma in fondo così vicine, di morte e di vita, che nel 2020, trovandomi per la mia sorte in uno stato definitivo di incompletezza e di solitudine, non vidi altra via che quella di ritornare a una mia rimpianta condizione di ragazzo che mi sembrava di ricordare, e sempre meglio me ne ricordavo scrivendola. Volevo, come Elsa, scrivere questi ricordi di un ragazzo che, come Arturo, aspetta ancora la vita e si innamora di tutti e vede l'universo per la prima volta nella sua primitiva freschezza. Perché in fondo anche io, come la scrittrice, mi sento Arturo, e ancor più di lui, e in quel lembo di terra che si sdraia come un polpo nelle acque fantastiche e leggendarie del Golfo di Napoli, che ho vissuto i primi istanti magici della mia vita, l'idillio dell'infanzia, quella grandiosa e innocente sensazione di totale fiducia, spensieratezza e abbandono che solo i bimbi provano sentendosi guidati e protetti dal calore dei genitori. Credo che solo chi ha vissuto tutto questo, nella simbiosi alchemica inspiegabile con un territorio, parte in realtà di una geografia soltanto immaginaria che per ciascuno può essere un luogo diverso, ma pur sempre riconoscibile e identificabile con i sussulti del proprio cuore, può capire intimamente quel senso di libertà dell'essere, di unione di sangue e di legame carnale, passionale, viscerale con dei paesaggi, delle visioni, dei panorami che gli appartengono fino a diventare parte del proprio vissuto. Credo che chiunque di noi abbia bisogno di dare un senso profondo a questa vita che viaggia verso dei percorsi sordi, muti, talvolta ciechi agli impulsi del cuore. Si procede in direzioni spesso involontarie e inspiegabili alle quali tentiamo invano
di dare una spiegazione per non soccombere alla deriva della mente che sfocia in follia se non riesce a darsi delle risposte con la ragione. Perché non si riesce ad andare dove vorremmo? Perché il mistero dell'uomo, mistero ultimo che regna sulle nostre vite, che può cercare delle risposte forse solo nella poesia e nell'arte, ci sarà spiegato quando accederemo a quella che Elsa stessa chiama vita eterna, una dimensione di cui la scrittrice ci invita a non aver paura, come del dolore. Nessuna vita, infatti, può essere una fiaba menzognera ricca di felicità senza ombra. Io, alla maniera di Elsa, ho fatto una scelta. La scelta di non farmi accecare dalla luminosità e dai colori sgargianti dell'isola. Di non annegare la mia coscienza nel bel mare di Procida, che pure mi ha protetto e amato, schermandomi dal mondo in tante occasioni, con la sua circolarità perfetta. Io, come Arturo, ho attraversato quel mare, ho guardato lucidamente avanti, al di là degli adorati confini della mia isola, ho voluto andare incontro a tutta la vita che c'era oltre, che c'era ancora, perché ognuno di noi deve sapere nuotare nel proprio mare, celebrando la bellezza e la sacralità della vita, ma deve saper guardare anche al di là di esso, oltre l'ultima linea di orizzonte visibile, dove c'è bellezza e dolore, ma c'è in ogni caso il nuovo, il diverso, c'è tutta la vita che viene avanti.